Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella settima puntata della serie 1000. Oggi ragazzi si ricomincia con le trebbiature. Infatti, come vedete, stiamo prendendo la trebbia. Iniziamo ragazzi, oggi andiamo a trebbiare il campo più grande della mappa, ovvero il campo 30. E niente, ho deciso di fare quello così un po' per fare una puntata, perché dovevo dirvi qualcosa e per fare qualcosina di diverso, perché vediamo un campo gigante. Allora, sì, vediamo il campo gigante, ma vediamo anche di uscire di qua. Allora, se poi riesco a sterzare dalla parte giusta. Ok. Allora, ragazzi, oggi c'ho da dirvi qualche novità. Allora, iniziamo da, penso, la più importante. Ci sarà un cambiamento d'ora in poi, ovvero che non sarà più come vi ho sempre detto, e forse ragazzi dirò in un video di American Truck, non lo so, più avanti perché era preregistrato, che io carico come ancora questo video, no, forse no, beh, sì, ancora questo video. Lo caricavo, come vi ho sempre detto, per un me per in quando avevo internet a 1 mega, lo caricavo e poi ero coperto per tutto il mese praticamente. Adesso ho fatto un contratto diverso. Prima avevo 30 GB di traffico a 10 in download e 1 in upload megabit. Adesso invece, con questo nuovo contratto, ho sempre 10 in download e 1 in upload, però non ho più il traffico, praticamente è illimitato, almeno così dovrebbero darmelo. Perché ho sentito, ho chiamato e mi hanno detto così. Poi bisogna vedere, mi hanno detto questo qui è una promozione, una cosa del genere, dedicata a chi fa nuove installazioni, però voi siete membri dal 2010, per cui magari facciamo uno strappo alla regola, un'eccezione. E infatti mi hanno dato questa linea a basso prezzo, comunque perché sono un cliente abituale, sono 52 euro al mese. Lo so, non è poco perché c'è gente che con 24 euro ha la fibra 100 mega. Però ragazzi, per dove sto io, che non ci sono altre connessioni, per cui questa me la devo far andare bene. Il prezzo non è il più basso del mondo, però purtroppo me la devo fare andare bene. Quindi alla fine della favola, d'ora in poi in teoria dovreste vedere i video, magari non ancora 2 al giorno perché devo ancora devo prendermi un po' di abitudine di nuovo. Ma poi magari dovreste, magari per i nuovi iscritti, che ce n'è davvero tanti, saranno 200 iscritti nuovi, magari anche 300 i nuovi iscritti, che non avevano mai visto i miei 3 video al giorno. Per cui 9-3 non penso di riuscire a farli di nuovo. Però 2 magari poi sì. Comunque si vedrà. Allora, il microfono ce l'ho acceso, vero? Sì. Adesso mettiamo. Ah, beh, bene. Mi piace quando. Sì, però mi piace quando la GPS mod me la dà in automatico. Ok, 9 metri. Più o meno va bene. Togliamo l'F4, attiviamo. Ah, dobbiamo dispiegare. Paglia, paglia, paglia. Ok. Quindi può darsi. Dopo un po' di tempo. Vabbè, finché va. Può darsi che d'ora in poi farò il video. Tipo, lo faccio adesso. Lo faccio tipo, mettiamo caso, lo faccio a lunedì. Lunedì pomeriggio. Magari voi lunedì, martedì, scusate. A mezzogiorno avete il video fresco dove si possono quindi trattare argomenti tipo mod appena uscite, fare presentazioni con regolarità, perché io avevo smesso per questo fatto, perché io potevo. Ma non mi calcola il concimato, mi sbaglio? Ah no, sì. Facevo la presentazione, poi ero costretto a farlo uscire 2 o 3 giorni dopo, che oramai la mod non dico che era già vecchia, ma comunque le presentazioni ce n'erano già tante, quindi era un po' inutile farla. Per cui da d'ora in poi, se sarà così, sarà bene. Per cui anche poi
farming penso non vedete più lag, 10 mega dovrebbe essere più che buono, già non lago con 4, per cui comunque la cosa che volevo dire più importante era questa. Poi l'altra è che sempre legato alla connessione, ci potranno essere magari delle live, perché adesso non so se avete visto le ultime puntate della serie, cioè no, le ultime puntate no, beh, magari adesso non me lo ricordo bene, ma comunque c'è Simo che un po' gli piace fare le live, cose del genere, per cui magari qualcuna la farò, almeno con un mega dovrei riuscire, da quanto ne so. Per cui ditemi magari un po' come qualcosa, come consigli, che serie fare. Sicuramente non penso di andare in multiplayer perché penso che laggherò sicuramente se vado, se faccio, se stream e vado in multiplayer. Per cui magari cose single player tipo Euro Truck oppure Farming. Farming di sicuro potrei farlo, Euro Truck non ne sono molto sicuro perché con OBS mi dà qualche problema, per cui magari non riuscirei bene a farvi Euro Truck. Anzi, qua che pelo che facciamo qui. No, speriamo che là non abbia collision. Eccola. Facciamo così, perfetto. Come live avevo pensato, invece di magari Twitch o YouTube come fa tanta gente, c'è Hitbox che da quanto ne so consuma, cioè ha meno necessità di banda, per cui per me dovrebbe essere meglio perché io ho come banda un mega, non dico che non dovrei, non ce la faccio, però. Però, boh, per andare sul sicuro farla. Non so, da quanto mi hanno detto anche in HD, quindi 720 dovrei riuscire a farla su Hitbox con un mega, però magari è giusto iniziare un po' a vedere com'è, le prime live non dureranno tanto, poi magari inizia a farle durare un po' di più, ovviamente poi verranno ricaricate su YouTube, quindi ma aia, cartello. Ah, comunque l'ho tolta, la damage mod, non mi ricordo più se l'avevo detto. E niente, magari le prime non verranno ricaricate perché c'è qualche cosa che non va tanto bene, per cui magari non verranno ricaricate. Però poi sì. Allora, io sono curioso di sapere una cosa. Se io ancora, naturalmente ce l'avrò perché sì, eccolo. Perché io non sono solito cancellare le mod. Ragazzi, mi verrebbe l'idea di comprare questo Mammut Front Loader. Compriamolo. E in più ci compriamo anche questo qua della John Deere. Ah, 6210R, quindi è proprio il suo. Ah, bene. Buona sapersi. Pensavo fosse del 6170 6210. Ah no, boh, forse non lo so. Comunque abbiamo una zavordina sul davanti. Adesso ci portiamo in là il trattore. Comunque, poi ho intenzione di fare così. Prendiamo questo carro qui, questo cassone qui che è piccolino e ci va più che bene. Scarichiamo la trebbia, poi mettiamo una IP, non so, centrocampo. Vabbè, ora no, perché ovviamente c'è il frumento, magari la mettiamo qua su tutta la destra, qui so, verso metà campo, magari anche dove c'è il numero 30, sì, dove c'è il numero 30 penso, tipo qua, e poi ce la veniamo a caricare come faremo, come vedrete nelle prossime puntate della serie tedesca con un front loader, che secondo me è una cosa. Non so se, sinceramente non so dirvi se nella realtà fanno una cosa del genere, non penso, perché frumento poi se ne va a perdere. Solo barbabietole so che lo fanno, ma frumento. Però il single player non è tanto facile, non vi avevo detto che non avrei messo curse play, cose del genere, per cui questo qui mi semplifica la vita, la hip tip trigger, non placebo lips. Hip tip trigger. Perfetto. Intanto che si scarica vi faccio vedere i nuovi acquisti. Tanto qua abbiamo solo due mezzi, ragazzi. Non è una buona cosa perché nel caso ci dovesse servire qualcosa dobbiamo sempre usare il John Deere. Ecco qua, ma mi sembra un pochino più scuro o sbaglio? No, no, forse no. Allora chiudiamo, che
Cavolo di tasto. Intanto spegniamo le lampeggianti che mi danno un fastidio vederle accese. Allora. Perfetto. Intanto ragazzi, non so da voi, ma qua da me inizia a fare davvero, davvero, inizia a fare caldo. Si dice, come dice anche Simo, che quest'estate sarà più calda della scorsa. Io sinceramente spero proprio di no, perché la scorsa estate non so da voi, ma da me c'era troppo, troppo caldo. Non si riusciva a respirare, mi ricordo. Dovevo fare le puntate, non riuscivo perché dovevo accendere. Iniziare a registrare quei quarto d'ora, 20 minuti, spegnevo perché si moriva di caldo, prendevo la moto, andavo da qualche parte, andavo a fare il bagno al fiume, andavo da qualche parte, perché davvero era una cosa insopportabile il caldo che c'era. Poi per ora non mi lamento perché adesso non fa molto caldo, non so quanti gradi ci saranno, vediamo cosa dice il telefono, vediamo cosa dice. No, dai, 24 gradi, non fa caldissimo. Però speriamo che. Cioè. Si sta bene, diciamo. Prima si è passato ad andare a scuola con. Vabbè, parlo per me. Alle 6 del mattino andare via con un giubbotto e così andare via con la felpa leggera. Perché è diventato un pochino più caldo. Allora, speriamo di passarci. Ovviamente no. Mi ricorda, i bordi della mappa mi ricordano l'Undercanon. Ah, ecco, ve l'ho già detto, ma vedo che continuate a chiedermelo. La serie Terzisti torna quando avremo un attimino di tempo, ovvero si presume verso fine mese, inizio maggio, perché siamo un po' tutti impegnati e non riusciamo quasi mai a trovarci tutti e tre assieme, io, Simo e Daniele. Per cui vedremo. Poi dateci consigli, per favore, se, dato che adesso c'è anche Pietro, per sapere cosa fare. Voi magari non lo avete ancora sentito nominare Pietro, ma lo vedrete nelle prossime puntate della serie tedesca. Dateci consigli su cosa fargli fare, perché a me sembra che più o meno in tre ci siamo divisi bene il nostro lavoro. Adesso magari io con i carri e la legna, Daniele con lavorazione terreno e trebbiature e Simo, faccio un rapido rinfresco, e Simo fienagione e animali. Quindi dateci un attimo un piccolo consiglio per cosa far fare a Pietro, perché non sinceramente per me non riesco a trovare di occupazioni altre. Magari non so fare. Si potrebbe fare una cosa del genere, che tipo, inizia 0 euro, viene a lavorare da me, io gli do 1000 euro per un lavoro, va a lavorare da Daniele, gli dà 2000 euro, va a lavorare da Simo, gli dà 3000. Ovviamente sono prezzi un po' fatti così, eh. E una volta che arriva, non so, poi starà lui magari comprarsi un trattore. Si compra un trattore e va a iniziare a fare lavori per uno o per l'altro. E non so, può essere una buona cosa, secondo me. Dateci consigli, adesso siamo diventati un po' miliardari. E infatti non è più così divertente come era all'inizio, perché ognuno più o meno. Adesso se uno vuole. Forse Daniele che aveva un po' meno soldi, ma comunque. Io per sbaglio mi sono comprato anche io la trebbia, per cui volendo ognuno si può fare tutti i lavori per conto suo, ma non lo facciamo, sennò la serie non avrebbe più uno scopo. Allora, ci mettiamo. Beh, sarebbe anche metterci qua dentro una cosa decente da fare. Tanto non ha collision. E me lo scarico. Ma sì, scarichiamolo lì dove c'è quell'erba lì. Ma anzi, mettiamolo qui sulle mattonelle. Su. No, non su un autoblocco. Oh sì. Cioè, qui sono autobloccanti, no, pavé si chiamano. No, devo selezionare quello, CTRL R. Perfetto, cioè li scarichiamo qui, facciamo un paio di mucchi, li riempiamo tutti al massimo, ovviamente per non stare a perdere di tempo. Facciamo tutti 48.000 litri, mi sembra che sia al massimo. Ah, non lo dice. Mi ricordavo che nella versione che c'avevo io mi diceva tipo
200.000, sì, 200.000, sì, 20.000 litri, 20, 50, 40. Oh, ma ce la faccio parlare. No, ce la collision. 20.000 litri saranno 47%. Adesso non sto a farmi tutto il calcolo. Dai, riesco a passare. Madonna, ragazzi. Anzi, non so se l'avete notato anche voi che. No, forse così no. Ma passandoci in mezzo con tipo delle pale, spingersi lato, cose del genere, aumenta un po' la resistenza che si fa. Non so se l'avete notato anche voi. Ah, comunque, ragazzi, ho il nuovo Fend. Nuovo, beh, è uscito da una settimana più o meno. Il 936 S4, sì, perdonate un po' la lentezza, ma ho davvero, guardate quanti trattori. Ho il 936 S4, che mi sono già premurato di farlo diventare un 939 S4. Gli ho cambiato la scrittina, non è che gli ho fatto, eccolo qui. Gli ho scritto 939, gli ho cambiato la potenza, il prezzo non gliel'ho cambiato perché non lo sapevo sinceramente, vediamo. Dovrebbe esserci quello di slavo, 229.000 euro, quello là, lasciamo perdere. Comunque dateci allora consigli per la serie terzisti e niente, adesso vediamo se riesco a vedere. Sì, dai, 16 minuti può andare bene come puntata. Questo campo ci vorrà un bel po' di tempo, per cui ragazzi, vediamo se abbiamo della roba bella nei silos. No. Alfa. Sì, vabbè. Che deve essere quello per concimare la mod del sovescio. Niente, avevo pensato di cambiare Trebbia, ma 60.000 euro. Cavolo, abbiamo anche un bel po' di prestito. No, l'autocombine, che già non abbiamo di soldi. Vediamo un po' se riusciamo. Vabbè, restituiamo. Direi che per adesso poi va bene, scusate un po' il casino, ma c'è gente che. No, la GPS mod dove me la lasci? Vediamo dove l'abbiamo lasciata, qua forse. Sì, ecco. Sembra poco, ma poi ci fa sballare tutto e dobbiamo tornare indietro e fare una riga di paglia per nulla. Poi questa qui, ragazzi, ditemi cosa farne, se trinciarla, tanto prima che si farà qualcosa con questa paglia ce ne vorrà, guardate, due strisce, abbiamo già fatto 18.000 litri di paglia. No, che 18? 18. Forse uno l'abbiamo appena svuotato, mi sembra. No, 0%. 18.000 litri di frumento. Tanta roba. Niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Datene tutto. Ciao a tutti.